it? Someone's in there. Here we go. Man, that caught me by surprise. What the heck was that doing there? There was something strange about that beast. We can't go any higher, Mr. Rosencaster! Let's stop here! Keep going! One more jolt! Damn it! Not again! Bring in the next prisoner! But, sir, in order to use any more prisoners, we'll need permission from the higher-ups! Do you know who I am? Yes, sir! You're the warden, sir! That's right! I'm the one in charge here! We don't need permission! I'll decide! Got it? Just do what I say! Now, bring the next prisoner! Right away, sir! I'm never going to give up. We're too close. There's no way I could give up now. Ok, questo è stato un po' inaspettato. Non ricordavo ci fosse una piccola, diciamo, boss fight in questo frangente, perché comunque stavo proseguendo avanti con il farming e con il level up, però mi sono dovuto arrangiare su questa mia, come dire, con questa mia improvvisazione. Quindi riprendo a farmare e ci vediamo dopo. Ok, signori, ho farmato un bel po', ho comprato diversi oggetti, ho potenziato diverse armi, siamo pronti per andare verso la nuova direzione. Quindi utilizziamo la chiave della prigione che si trova esattamente nel baule qui vicino, che vi faccio vedere, esattamente lì, in quel baule che c'è di fronte a me, si trova la chiave della prigione, per cui non è assolutamente difficile. Inseriamo la chiave della prigione, esatto, e adesso possiamo aprire per andare avanti. Non credo di dover farmare più, diciamo, altra roba, o almeno non credo. Vediamo, ovviamente, andando avanti, cosa riusciamo ad ottenere e soprattutto cosa riusciamo a fare. Perché bisogna vedere anche cosa riusciamo a fare. Devo calibrare bene anche dove interrompere l'episodio, quindi bisogna anche vedere questo. Allora, io direi qua di scendere e andiamo alla esplorazione, come si suol dire. Giriamo, guardiamo un po' in giro. Abbiamo preso comunque anche delle ottime armi nuove, sia per Jester che per tutti quanti gli altri. Quindi sono abbastanza soddisfatto di quello che sono riuscito a fare. Allora, tutti i nemici entro 10 secondi. Grazie a questa pistola che abbiamo, forse ci riusciamo. Yes. Abbiamo trovato una pistola veramente, veramente potente. Ah, tra l'altro ho finito anche di maxare la mia nuova spada, quindi vediamo subito con cosa si può craftare questa spada. Allora, analizza. Vediamo con cosa me la fai craftare. Con una spada astrale X. Ma io spada astrale X non ne ho. Quindi, purtroppo questo non ce l'ho presente. Cambiamo l'equipaggiamento. Quindi equipaggiamento, questo lo possiamo togliere, dobbiamo inserire la spaccaterra. Abbiamo trovato anche una spaccametalli in realtà, che è una spada anche abbastanza forte. Il problema purtroppo è che è troppo forte, quindi dobbiamo prima livellare la spada più debole. Lo so, sembra quasi una follia, però veramente livellare le spade, livellare le armi, si rivelerà essere una cosa molto molto utile. Allora, adesso comunque dovremmo essere anche più forti di prima. Dovremmo riuscire a sconfiggere i nemici più facilmente. Questo uomo ombra è debolissimo al ghiaccio.
Infatti adesso, come potete vedere, non ho più problemi nell'affrontare i nemici. Prima mi facevano veramente il mazzo. E non sto scherzando, mi facevano realmente il mazzo. Infatti ho sprecato una mezz'oretta abbondante solo per comprare pozioni, revitalizzanti, eccetera, eccetera, proprio perché non riuscivo a sopravvivere ad ogni singola battaglia, che mi ha leggermente triggerato. Oh, maschera maledetta, questa sblocca un'eureka abbastanza importante di... esatto, la danza voodoo. Esatto, la danza voodoo, che è molto molto forte, perché se non ricordo male aumentava l'attacco. Era una sorta di buff all'attacco del team, quindi decisamente utile. Allora, continuiamo. Oh, cosa c'è qua? Ah, tarantola per due, ok. Le tarantole sono, diciamo, tra le più deboli come creature. Ecco, quindi l'ho sprecato perché già l'avevamo praticamente disintegrato. Però vabbè, alla fine, anche giusto per farvelo vedere un pochino. Che nel frattempo stanno salendo le nostre armi. Bene, bene. Mi fa piacere questa cosa. Più facciamo livellare le armi, meglio è. Anche perché ormai sono arrivato quasi praticamente al massimo. Anzi, a proposito di massimo, dovevo vedere una cosa. Ma non si possono riordinare? Ecco. No. Ecco, esatto. Analizza. Un secondo, perché io, se non ricordo male, esatto, ho già questo con una sputa fuoco. Mentre invece questo con un nebulizzatore. Ah no, queste sono le armi che ho adesso equipaggiate. Quindi sì, devo maxare prima queste. L'accetta del tritone? Aspetta, ma l'accetta del tritone è questa. Quindi i miei archi normali... Arco della vendetta? No. Arco celeste? Arco celeste è questo. Quindi arco della terra con questo celeste possiamo unire. E l'accetta di caccia la possiamo unire con questa qua, l'accetta del tritone. Della vendetta. Sì, questo della terra è celeste. Esatto. Questo è con quello del tritone. E questo. E questo invece con l'accetta dell'eroe. Ah, va bene. Ok. Possiamo andare avanti al momento. Quindi facciamo livellare anche queste armi. E poi si deciderà come craftarle. Buono, buono, ottimo. Qui c'è un bel forzierozzo. Accetta del tritone, oh mio dio. Potevo evitare di comprarla. Vedete? Queste sono cose che ovviamente chi magari conosceva il gioco, a differenza mia che comunque non l'ho mai approfondito e mai conosciuto al 100%, purtroppo si ritrova su queste cose, dove appunto si ritrova armi doppioni e quindi spreco di soldi e spreco di tempo. Non è però mai del tutto uno spreco, cioè nel senso non è mai tutto uno spreco. Perché, oddio, scambia punti. Non è mai uno spreco, come stavo dicendo, perché i doppioni comunque servono sempre. E i doppioni possono sempre servire. Quindi direi che, a mio avviso, questo è stato un guadagno. Sia perché comunque possiamo maxarla e unirla magari con qualche altra arma, che sicuramente è una cosa che farò. Ok, qua non ci sono forzieri, non c'è nulla. Vediamo un po' qua cosa c'è. Ho un'altra bottega, vediamo tu cosa vendi. Vediamo se vendi altre armi. Spero di no perché veramente sarei stufo di comprare altre armi. Oh, niente, ok. Solo equipaggiamenti. Cioè, solo equipaggiamenti. Solo oggetti per Eureka, eccetera, eccetera. Perfetto, non mi interessa. Li troverò più in là. Lucerto e arcobaleno, questi sono molto utili. Sempre per, ovviamente, per l'Eureka. Allora, qui scendiamo, controlliamo bene che non ci siano bauli nascosti da qualche parte, perché come abbiamo potuto vedere i bauli già ci hanno regalato due delle armi che utilizziamo in questo momento, più di tutti. Questa pistola congelante è davvero, davvero OP.
Cioè, mi fa praticamente chiudere tutte le battaglie a una velocità pazzesca. Allora. Ok, qui non c'è nulla. Meglio, meglio. Per cui saliamo e controlliamo sempre, ovviamente, di trovare i forzieri giusti. Ecco, questi rotoloni qua sono abbastanza infami. Beh, ovviamente adesso facendo 60-70 danni a colpo siamo decisamente forti. Quindi sono contento di aver level uppato, se così si può dire, tutte le nuove armi, perché sono veramente utili adesso. Oh, teschio del dio drago, questo è buono. Decisamente buono. E continuiamo. Mi sa che comunque per quanto riguarda questa puntata io la farò finire appunto con la fine dell'evasione della prigione. Quindi nel momento in cui raggiungeremo il primo piano, poi chiuderò. Chiuderò tranquillo. No, sono messo davanti al blocco. Aspettate, perché sennò non prende l'esperienza e mi darebbe fastidio. Ok. Allora, tra poco a me sta completando il fucile di ghiaccio, quindi buono. Chissà se lo posso unire con qualcosa che ho già, a dire la verità. Anche perché alcune armi vanno unite con il doppione della stessa. Quindi non è detto che comunque ottenere una copia in più della stessa arma sia un peccato. Anzi, delle volte può solo che guadagnare. Ci si può solo che guadagnare. Ole. Ah, mi manca giusto un pelo. Electroshock, vedete, una nuova arma per Simon, che ovviamente non dovremmo comprare in futuro, o magari diciamo grazie al suo crafting eviteremo di comprare un'altra arma. Però io ripeto, le armi solitamente le compro tutte, proprio perché anche craftare i doppioni può essere una cosa interessante. Questo ovviamente è un pensiero mio, che comunque penso si rivelerà utile durante tutto il gioco. Allora, qua credo che ci sia forse il boss. Non ricordo se era qua o nel prossimo stage. Allora, qui forzieri, vediamo se ce ne sono. Sfida. Utilizzando solo Juster, che non faccio. Sfida persa, ovviamente. Il tempo che mi viene a dire utilizza solo Juster, ho già perso la sfida. Allora, scendiamo là perché c'è un forziere. Qua vediamo se ce ne sono altri. Non ne vedo. Però qui c'è il forziere, quindi lo prendiamo subito. Pietra di ghiaccio, questa utile. Qui esploriamo tutta la mappa. Non lasciamo indietro nulla. Da questa parte è esatto, ci sono due forzieri. Wow, 5 slime addirittura. Gli slime sono abbastanza infami, se devo essere onesto. Oh, fortunatamente la pistola questa qui leva tantissimo a questi slime. Diciamo che la loro cosa fastidiosa di questi slime è il fatto che mettano lo status praticamente paralisi, come se mettessero una sorta di paralisi. Però vedete, al ghiaccio sono debolissimi praticamente. Esatto, noi dovevamo utilizzare lo status, cioè lo status, l'oggetto penicillina. Ecco, qui ha fatto fuori Simon. Purtroppo non ho più revitalizzanti, mi dispiace. Non posso aiutarti in questo caso. Dovrei comprarli, ma vorrei risparmiare qualcosa di soldini. Capelli di medusa. Ah, è antica pergamena numero 1. Quindi qualcun altro potrà sbloccare l'attacco speciale.
Allora, tu cosa vuoi fare? Ok. Forza antifuoco, buono. Potenzia attacco. Finalmente anche lui sta per raggiungere il potenzia attacco. Colpo infuocato, ok, te lo do a te. Anche se avrei potuto darlo... avrei potuto darlo all'altro in realtà. Difesa dal fuoco. Abbastanza utile. Ok, possiamo continuare. Allora, è qui da dove siamo entrati, quindi noi dobbiamo salire. Dobbiamo continuare a salire. Non credo che continuerò questa puntata ancora per molto. Appena troviamo l'altro salvataggio, staccherò, perché poi ci sarà l'ultimo piano e la relativa evasione. Che poi ovviamente continueremo nella prossima puntata. Anche perché queste puntate io... il tempo vola, perché il tempo vola, e purtroppo in questi giochi è sempre così. Però sono sicurissimo che ho registrato veramente, veramente tanto. Ecco, Simon che crepa. In questo passo non lo riesco a level appare più con le loro armi, perché le sue armi devo potenziarle. Allora, le mie... aspetta un secondo. La mia pistola congelante si è maxata, quindi vediamo. Fucile dirompente. Wow, ho un fucile dirompente che non ho idea effettivamente di che cosa sia, però va bene, ok. Non ho modo di poterlo fare al momento. Allora, utilizziamo le pozioni, perché effettivamente lo ritroveremo più a terra che altrove. Simon mischino, this isn't good. Ok, allora, esatto, lì c'è un bel forzierozzo. Pietra fiammeggiante, bah, nulla di che. Gli uomini ombra anche, sono abbastanza fastidiosi. I cani, questi qua no, a dire la verità, non sono troppo fastidiosi. Bravi, aumentate di livello, tutte le armi, tutte le spade, tutto così vi fondo. E facciamo di tutto e di più. Allora, qui forzieri non ce ne sono, io do una rapida occhiata così. Da qua si può scendere? No. C'è il muro invisibile, meglio. Ok, dovremmo essere vicini comunque all'uscita, quindi qua dovrebbe esserci, se non sbaglio, l'ultimo salvataggio. Cioè non l'ultimo, diciamo il salvataggio, che poi mi permette di... Esatto, siamo al primo piano, quindi qui dovrebbe esserci poi l'ultimo salvataggio. Allora, qui forzieri ce n'era, fatemi vedere, fatemi controllare. No, qui non ce ne sono. Quanto mi piace esplorare la mappa in questo modo per vedere se ci sono forzieri, se ci sono cose da prendere, da raccogliere. Cioè, io questi giochi, che purtroppo ormai non esistono praticamente più, cioè io mi ricordo che praticamente perdevo i pomeriggi interi perché mi piaceva troppo esplorare, mi piaceva troppo fare... Veramente facevo di tutto e di più. Facevo di tutto e di più. Ok. Tra l'altro stiamo buttando le prime tre cifre. Attenzione. Allora, qui cosa c'era? Qui c'era sicuramente qualcosa. Esatto, c'erano dei forzieri. Fluido rigenerante è ottimo. Antica pergamena 1, un'altra. Però non devo andare di qua al momento. No, perché devo andare da quel lato, risalire, perché sopra, se non sbaglio, c'erano altri forzieri. Quindi dobbiamo un attimo esplorare prima tutta la sezione e poi dopo invece scendere e praticamente attraversare quel corridoio. Here they come. Here they come. Yeah!
Anche Simon adesso con le armi al ghiaccio leva parecchio. Quindi questa è già una cosa molto buona. Ok, l'ultima battaglia per Simon è finalmente gli possiamo craftare le nuove armi. Ogni volta che si avvicina il momento per craftare le nuove armi è davvero emozionante per me, perché è bello, voglio vedere cosa si otteneva. Io non ricordo tutte le combinazioni a memoria, quindi per me è fighissima. Attenzione. Allora, utilizziamo la penicillina. Olè. Oh, finalmente per Simon. Esatto, possiamo craftare. Quindi sbrighiamoci. Ah, ogni volta non vedo l'ora di poter craftare. Allora, ok, questa col battifuoco. Prima analizziamole. E questo col lanciamissili 2. Esatto. Questo con nebulizzatore. Questo con sputafuoco. Quindi questa col nebulizzatore e lanciamissili 1 con bazooka 1. Ok, ci siamo. Allora, combina. Lancia fiamme con il nebulizzatore. Voilà. Sputafuoco Z. Wow, sputafuoco, che è quella con cui bisogna unire questa. E poi lancia missili con bazooka. Lancia missili 4X. Nice. Perfetto. Allora, analizza, fatemi vedere un attimo. No, sputafuoco Z no. Ecco, vedi, questa con la sputafuoco, perfetto. E questa con lanciamissili 3. Quindi il lanciamissili 4 in realtà non andrebbe bene. Va bene, andiamo indietro. Alleati, adesso cambiamo l'equipaggiamento. Ah, mi sa che già l'ha cambiato. Sì, perché non ho effettivamente altro. C'è elettroshock, però prima aumentiamo questa qua, la sputa fuoco. E poi sì, lanciamissili invece resta lanciamissili. Tu tra poco devi... puoi cambiare l'equipaggiamento. Tu purtroppo l'equipaggiamento... tutto quanto al massimo hai, quindi puoi fare ben poco. Sì, puoi fare ben poco al momento. Potenza PV. Ok, muro di fuoco livello 2. Muro di fumo, scusatemi. Esatto, potenziamo Steve perché appena lo utilizzeremo purtroppo sarà un po' una chiavica. Dato che anche con lui dovrò fare praticamente lo stesso calvario di potenziargli le armi per poi cambiargliele e potenziarle ancora di più. Quindi purtroppo... Aia, Mimic! Cazzarola, non me lo ricordavo proprio. Mi levo veramente, veramente poco. Wow. Utilizziamo la pistola che... purtroppo non posso più riportarli in vita. Wow. Peccato per Lily che a quest'ora avrei ottenuto... il level up delle sue armi. Mannaggia. Vabbè. Peccato. Vabbè. Allora, andiamo avanti. Pietra ghiacciata. Non ricordavo che ci fosse un Mimic addirittura dentro la prigione.
Proprio l'avevo rimosso totalmente. Ok, qui non c'è più nulla, mi sa. Quindi giù. Non c'è danno da caduta, fortunatamente, per cui possiamo tranquillamente lanciarci come ci pare e piace. Ah, rotolone per 4. Bruttissimo rotolone per 4. Senza rinascite siamo messi abbastanza male. Olè. Però abbiamo finalmente potenziato tutto. Allora, wow, ogni volta che si deve potenziare, si deve craftare, è un brivido lungo la schiena. Allora, io adesso ho potenziato questa corno lucente, ok. Che è questa? Wow, quindi le possiamo unire già. Figo, ottimo. Arco celeste con arco di Gaia e l'accetta del tritone con l'accetta da guerra. Ok, perfetto. Allora, combina. Quindi, accetta del tritone con l'accetta da guerra. Accetta dell'eremita Omega. E poi la spacca terra con il corno lucente. Wow. Impulso cremesi. Guarda che figata. E poi invece l'arco celeste. Aspetta un secondo perché non lo ricordo con cosa dovevo unirlo. Lo so, purtroppo. No. Con l'arco della terra, giusto? Sì. Ok. Quindi, combina. Quindi, arco della terra. Con l'arco celeste. Che mi danno. Ta-da! Wow. Arco da corsa. Allora, mostra prima l'equipaggiamento. Benissimo. Allora, cambiamo gli equipaggiamenti. Allora, tu, un secondo. Potere 96, quindi va bene. Così poi dopo diamo lo spaccametallo. Ok. Poi, no, cambia membro. Oddio, scusami. Equipaggiamento. Sì, vabbè, ti è rimasto solo questo. Ok. Mentre invece no, tu rimettiti di nuovo quella del tritone. Quindi riexpiamo un nuovo tritone. Tu invece ancora non hai nient'altro, quindi va bene. Perfetto, oggetti. Ah, non ho più pozioni curative. Questo potrebbe essere un problema. Questo potrebbe essere un problema. Devo comprare le pozioni curative. O trovare un punto di salvataggio per riteletrasportarmi indietro e comprare quello di cui ho necessità. Ok, stiamo andando avanti, però la cosa buona è che comunque stiamo andando avanti e stiamo migliorando le armi specialmente, che è una delle cose più importanti. Però sto andando troppo avanti, mi serve un salvataggio per staccare la partita. Stiamo andando troppo avanti. Questa puntata rischia di diventare troppo lunga. No. Non va bene tutto ciò. Bravo, buggati lì. Bravo, buggati. Cazzo. Facciamo l'attacco speciale, almeno qualcosa la togliamo.
Dai, crepa. Oh oh. Uoi. Va bene. Purtroppo è stato un errore mio non avere le rinascite a portata di mano. Oh, tri rinascita. Ok, questa è buona. E tri cura. La tri rinascita è buona. Cioè, utile più che altro. Perché comunque la tri rinascita permette di riportare in vita tutto il party con tutti gli HP. Quindi è molto molto utile. Granate killer. Mi sa che questa è di Simon. Allora, vediamo se gliela dobbiamo equipaggiare adesso. Perché in realtà io non vorrei potenziare le armi più forti. Ecco, vorrei sempre potenziare le armi più deboli. No. Ah, mi sa che sono di coso? Di Steven. Sì, sì, granate killer. Mi sa che sono di Steven. Ok, gli slime fortunatamente sono deboli. Sono deboli all'attacco di ghiaccio. Ok, con una tricura abbiamo risolto tutto. Mi servirebbe un'altra pistola per Jester in realtà, perché così almeno potenzio quella. Quindi in realtà sarei contento se trovassi un'altra pistola per Jester. Così potenziamo quella e poi siamo a posto. La cosa buona è che comunque sto ottenendo... Rotoloni infami! Non mi fanno vedere nulla però. Wow, fortunatamente adesso iniziamo a togliere veramente dei bei danni. Cioè, vabbè, li subiamo ancora, però... Però adesso finalmente ci difendiamo bene. Abbiamo le armi necessarie per stare su questo livello. Tra l'altro, al momento non sto skippando neanche un combattimento, se ci fate caso, proprio perché mi piace il sistema di lotta. Cioè, l'ho detto anche nelle altre puntate, il fatto di non avere schermate extra, ma caricare direttamente la battaglia sul piano dove ti trovi, penso che sia una cosa molto utile per il gameplay, che comunque lo rende decisamente veloce. Ecco, ora per esempio utilizzare una tririnascita, anche no. Una tririnascita quando è soltanto uno messo KO, sapete benissimo che non è il top. Preferisco piuttosto utilizzare le pozioni adesso, anche se ne ho soltanto due, però una la posso utilizzare per riportarlo almeno a metà vita. Sarà bello poi quando a fine gioco avrò talmente tanti soldi che non saprò che farmene, mentre invece adesso sto elemosinando come un barbone. Con tutto il rispetto per i barboni, ovviamente. Chip di controllo, ecco, questo mi serve perché la guardia sotto mi aveva detto che per uscire dalla prigione mi serve, esatto, il chip di controllo e tutto, diciamo, tutto il resto. Allora, abbiamo trovato finalmente il salvataggio. Vediamo la bottega cosa ci offre. Ah, ecco, ci sono altre armi. Vedete l'impulso cremisi che noi abbiamo già con Jester, l'elettroshock che abbiamo già ottenuto, il bazooka 1 che abbiamo già ottenuto e l'arco della vendetta, che in realtà dovrei comprare perché l'arco della vendetta non ce l'ho ed è craftabile per un'altra arma. Quindi l'arco della vendetta la prendiamo. E tra l'altro lo equipaggiamo adesso perché, se non sbaglio, è più forte, cioè più debole rispetto a quello che abbiamo adesso. Esatto. Quindi equipaggiamolo, così potenziamo quello per craftarlo dopo. Qui dobbiamo inserire il chip, però noi intanto salviamo e poi ci salutiamo perché abbiamo fatto veramente veramente tanto.
Spero che la puntata non venga troppo lunga. E detto questo, io vi ringrazio, vi saluto e ovviamente vi aspetto con la prossima puntata. Bye bye!